Un buon mercoledì dal TG2000 Flash del mattino. Il segretario americano di Stato americano Blinken in visita a Kiev assicura che sono in arrivo nuovi aiuti militari che faranno la differenza sul campo di battaglia. Intanto le forze russe intensificano l'offensiva al confine vicino a Kharkiv. Il presidente russo Putin, in un'intervista alla vigilia della sua visita in Cina, ha affermato di essere aperto al dialogo con l'Ucraina, ma i negoziati, ha precisato, devono tener conto degli interessi di tutti i paesi coinvolti nel conflitto, compreso il nostro. Tensioni e scontri con la polizia in Georgia a seguito dell'approvazione della legge sulle influenze straniere, definita legge russa. Migliaia i manifestanti davanti al Parlamento, sgomberati dalle forze dell'ordine. Medio Oriente, almeno 7 persone uccise, decine di feriti negli attacchi sferrati dall'esercito israeliano a Gaza e a Jabalia nel nord della striscia. Caccia all'uomo in Francia dopo l'assalto al furgone penitenziario che ha liberato il boss detenuto Mohamed Amra, detto La Mosca. Stiamo facendo tutto il possibile, ha dichiarato il presidente Macron. Saremo inflessibili. Giorgia Meloni, in un'intervista a un quotidiano, ha espresso cautela sul caso Toti. Bisogna aspettare prima di sentire cosa ha da dire il governatore, che ha osservato merita rispetto anche per aver guidato molto bene la Liguria. La senatrice a vita Liliana Segre boccia il premierato di Giorgia Meloni. Aspetti allarmanti, non posso tacere. Drastico il declassamento del capo dello Stato e aggiunge: cambiare la Costituzione non è la vera necessità nel nostro paese. Oggi in Commissione Finanze al Senato si vota per il super bonus. Cresce il dibattito politico sugli emendamenti dopo la mossa a sorpresa con cui Fratelli d'Italia ha provato a blindare il voto messo in discussione da Forza Italia. Sarà presentato oggi alle 11 il nuovo rapporto Istat sulla situazione dell'Italia. Il dossier illustrerà i dati sugli aspetti economici e sociali del paese, anche in riferimento alle ricadute relative alla situazione internazionale. Prosegue la protesta degli studenti all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. Ieri, corteo e presidio sul pratone dell'Ateneo, dove una settimana fa sono state montate le tende pro-Palestina. Dopo i fatti accaduti a Ostia, arriva oggi il ministro dell'istruzione Valditara. Sarà accolto all'Istituto Comprensivo di Via delle Azzorre, poi farà visita alla palestra della legalità in via dell'Idroscalo. Il meteo, Italia spaccata in due, da una parte al nord con nuvolosità e temporali, anche violenti, il rischio di grandine, dall'altra al sud una prima fiammata africana in grado di far schizzare le temperature almeno fino ai 30 gradi centigradi. Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Ieri i giocatori delle due squadre e la terna arbitrale sono stati ricevuti dal presidente Mattarella. Inaugurata la 77ª edizione del Festival di Cannes, nutrita la presenza italiana con Paolo Sorrentino che è in gara con Partenope e Valeria Golino che presenterà la sua nuova serie da regista. E vi ricordo che oggi alle 20:50 torna Di Bella sul 28, sarà Fausto Bertinotti l'ospite del programma condotto da Antonio Di Bella, in studio anche la conduttrice del programma Soul, Monica Mondo. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione. Tra poco vi ricordo la celebrazione della Santa Messa e poi alle 9:10 l'appuntamento con l'udienza generale del mercoledì di Papa Francesco. Grazie ancora, buon proseguimento di giornata. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle ore 12. A più tardi.